Io penso che al centro di una riflessione sul passato, presente e futuro non si possa andare al di là del presente. Cioè, in qualche modo il presente è la territorializzazione del passato, quindi di qualcosa che comunque non c'è più, che lascia delle tracce. E il futuro è una proiezione del presente. Ritengo che questa dimensione del presente sia molto importante anche perché in qualche modo è quella che dà più ragione dell'avvento del regime relazionale a tu per tu delle reti e del andare al di là dei luoghi. In qualche modo i luoghi sono qualcosa che danno ragione di una costruzione della memoria, di una costruzione del passato. Di un desiderio di andare al di là dei luoghi, eccetera, ma la dimensione della rete mi sembra che in qualche modo faccia svanire questa materialità dei luoghi e si mostri come una forma di vissuto interamente al presente. Questo io credo che sia la premessa da fare nel cercare di riflettere su alcuni fenomeni, poi sicuramente della nostra società e dei media che la rappresentano, in cui abbiamo un'ossessione per il passato come costruzione di una verità che va mantenuta. Quindi è quello che in altri termini si dice tradizione. Non c'è tradizione senza un'enfasi sul passato. Se si comincia a lavorare invece sulla corrosione del passato ad opera della vita vissuta in rete, a questo punto ovviamente c'è un indebolirsi sempre più forte della tradizione. Così pure per il futuro, se cogliamo sempre di più nel futuro semplicemente la proiezione, la volontà di potenza del presente e dei suoi soggetti, a questo punto l'egemonia del presente su qualsiasi prospettiva e traiettoria indebolisce, diciamo, ecco, no? L'enfasi sul passato presente e futuro, sul passato e futuro, anzi. Allora, giustamente noi guardiamo i media, vediamo che c'è una proiezione che chiamerei anche un desiderio costante del futuro, ma in qualche modo questo futuro resta incatenato, diciamo, al presente. E abbiamo invece una forte attrazione per il passato, proprio nei termini in cui dicevo, perché in qualche modo è una necessità di dare un contorno, diciamo, di stabilire dei confini. E quindi questo si traduce poi in termini relativi alle politiche dell'innovazione tecnologica, con una costante nostalgia dell'opinione pubblica, non solo degli intellettuali, ma qui c'è anzi un punto curiosamente, no, molto stretto, una dinamica molto stretta tra l'intellettuale e l'opinione pubblica, cioè in qualche modo l'intellettuale diventa espressione, diciamo, di un senso comune, che è quello di restare affezionati al mezzo del passato e diffidare, diciamo, del mezzo futuro. Questo in qualche senso somiglia, no, un po' al gioco narrativo della fantascienza, no? L'aver paura degli invasori, eh? Quindi è un tema che sta dentro alla fantascienza. Quindi anche la fantascienza che riesce in qualche modo a prefigurare dei mondi possibili è però tutta rivolta a sottolineare il rischio che questa possibilità di mondi nuovi entri all'interno del proprio territorio, del territorio di sicurezza. Poi questa è proprio l'idea di un presente, che è tracciare un territorio che dia sicurezza. È l'abitare possibile, l'abitare che c'è. Il passato si presenta con il rischio del suo svanire, del suo tramontare, no? E il futuro con l'insidia, diciamo, di un venir meno del presente, di uno spegnersi del presente. Io penso che ogni domanda sul presente, ogni tentativo di elaborazione di una teoria o di un che fare, oggi non possa che
che tenere conto di una situazione che io ritengo estrema, al limite, quel passaggio che viene definito come il passaggio dal capitalismo storico al capitalismo finanziario, per me significa veramente un qualcosa che non può essere confrontato con le tappe precedenti. Non è solo la questione della crisi della democrazia, della crisi del capitalismo stesso, del passaggio dalla sfera dell'umano alla sfera del postumano, eccetera. C'è qualcosa di molto più profondo, di più tragico. In qualche modo c'è il restringersi sempre più forte di una serie di amministratori della finanza, della moneta, essi stessi in qualche modo sempre più vittime di quello che amministrano, e c'è un discendere di quelli che una volta erano ceti medi, se non addirittura ceti abbienti, verso una condizione invece di ceti più poveri. E quindi, anche se secondo alcune teorie del futuro si può pensare che i diseredati del mondo, i poveri di mondo, quelli che vivono sulla propria pelle la sofferenza umana, possono in qualche modo essere migliorati, salire, diciamo, nella scala sociale, acquisire un qualche diritto, comunque quello che prevale in questo gigantesco movimento globale è una sorta di falda tellurica che separa sempre di più una sfera del potere da in qualche modo poi il resto del mondo. Questo a me sembra che sia naturalmente una questione da affrontare. Secondo me, oltretutto, potremmo dire che tutta la letteratura di cui disponiamo, la sociologia, la filosofia, il sapere, l'organizzazione del sapere, i processi formativi, in qualche maniera non sembrano davvero realmente rendersi conto di questa situazione apicale, di questa situazione tragica, e in qualche modo persistano, insistano sui loro modi, sulle loro pratiche, sul loro metodo. Quindi, ad esempio, la cultura, la filosofia non pongono come primo obiettivo quello di rispondere, di corrispondere, di essere all'altezza dell'urgenza di questa crisi globale, e quindi continuano su quella, diciamo, tradizione di un pensiero che riflette continuamente su se stesso e che, riflettendo continuamente su se stesso, formula delle soluzioni, e queste soluzioni vengono immediatamente sottoposte nuovamente a una nuova discussione. Niente di più distante da quella che è la drammaticità del tempo oggi. E fenomeni di questo genere, fenomeni di rimozione, ecco, incredibile, ce ne sono. Direi che l'apparato universitario in se stesso mi sembra essere una ampia dimostrazione di questo, e cioè si trasmettono tecnicalità che vengono definite innovazioni in quanto sviluppo dei mezzi a disposizione del processo di crescita dell'Occidente, del soggetto occidentale, si obbliga, anzi, l'intero apparato universitario a regolarsi, a costruire gerarchie sulla corrispondenza o meno a queste tecnicalità, e si perde completamente l'orizzonte delle vocazioni. Cioè, in qualche modo, insomma, se si dice che, no, il capitalismo storico sta saltando all'aria con tutti i valori del capitalismo storico, compresa la democrazia, questo vuol dire che sta venendo meno, diciamo, l'orizzonte all'interno del quale si sono costruiti i valori dell'Occidente. Il venire meno di questi valori produce che cosa? Produce il fatto che, mentre un tempo i valori erano connessi, diciamo, alla fase crescente della civilizzazione e del progresso, e quindi c'era una corrispondenza tra valori e tecnicalità, e questi valori in effetti attingevano alla tradizione, alla lunga tradizione occidentale dell'umanesimo, quindi dal mondo greco, ebraico, eccetera, giudaico, cristiano, sino all'illuminismo. Bene, oggi questa crisi profonda spezza, diciamo, la possibilità che c'è di interfacciare i valori su cui è cresciuto il progresso e le tecnicalità su cui il progresso sta continuando a progredire e a crescere.
E quindi qui penso che si ponga una questione di rigenerare la formazione non a misura del soggetto storico, dell'identità, dell'individuo, dall'identità individuale sino anche alla singola persona, ma cogliere il processo formativo all'inizio della costruzione della persona, cioè laddove ancora la persona non è stata immediatamente corazzata, imbrigliata dentro le leggi dell'identità sociale. Serve l'umanesimo a questo? Io credo che non serva più, credo che appunto vada discusso profondamente e radicalmente l'umanesimo stesso. Credo che per operare questa azione, non si possa che tentare di trovare un punto in cui questa ripetitività continua dell'elaborazione culturale venga spezzata. E credo che questo possa essere fornito dall'elaborazione di una verità che non possa essere discutibile. Insomma, siamo appunto abituati a un sapere che procede con la produzione di verità che vengono continuamente rimesse in discussione. Anzi, in qualche modo, poi il passaggio ultimo dal moderno al postmoderno, dal pensiero forte al pensiero debole, ha radicalizzato, diciamo, questo fenomeno. Ecco, io penso che l'unica verità a cui possiamo fare riferimento con certezza, che essa sia inemendabile, che essa sia indiscutibile, sia quella del dolore umano, della sofferenza della carne. Questa attenzione appunto è scarsa invece. Abbiamo un immaginario collettivo che si occupa continuamente di una carne, no? Che sanguina, tutto l'immaginario catastrofico, diciamo, nostro è fondato su questo, ma invece sul piano del sapere sociale questa consapevolezza che il centro di ogni riflessione, ogni azione non può che partire da una violenza di cui è attore e soggetto l'essere umano stesso, quindi una violenza che non è di un soggetto contro un altro soggetto, ma che è di ambedue le parti di un conflitto, quindi nessuna più possibilità di sfuggire con le astuzie della dialettica, no? La sintesi a cui si arriva attraverso uno scontro dialettico è comunque il fatto di una sofferenza violenta della propria carne. Questo tema, tra l'altro, del violenza, che non è violenza semplicemente sul corpo, e sappiamo che corpo significa, no, varie cose, significa il nostro corpo fisico dell'individuo, significa anche però il corpo di un'organizzazione, il corpo di un apparato, il corpo di un esercito, il corpo di uno Stato, eccetera. Ecco, questa sofferenza che va al di là del corpo e si spinge sulla carne, mi sembra che abbia grandi relazioni con il grande tema oggi introdotto dall'avvento delle reti, che è quello appunto della funzione che il tessuto, no, delle reti esercita nel connettere, diciamo, essere umano e essere non umano. Quello che noi adesso stiamo chiamando internet delle cose, no? Curiosamente ripescando il termine internet, eccetera. Però ecco, l'internet delle cose dice bene, dice appunto qualcosa che sta costruendo, diciamo, un tessuto di connessione che va al di là della pelle dei corpi, dei confini dei corpi. E quindi questo non possiamo chiamare questo altrimenti che carne, anche ragionando su un'ipotesi fondamentale, secondo me, per poter affrontare questi temi, che è quello di non ritenere che la tecnica sia qualcosa che va contro di noi, ma ritenere invece che la tecnica è una nostra emanazione, che la tecnica siamo noi, siamo noi. A mio avviso ci sono delle forme di rimozione da parte del soggetto moderno, della cultura moderna, delle istituzioni, del sapere, dei contenuti trasmessi socialmente. Viene di rimozione che hanno del clamoroso. Faccio un esempio minimo. In un'epoca così drammatica, così bisognosa di soluzioni urgenti, di fratture, paradigmatiche forti, ad esempio, una delle preoccupazioni più emergenti invece sono il buon comportamento civile del cittadino. Il suo estremo è quello, ad esempio, dell'obbligo del buon cittadino di raccogliere le feci dei propri animali, perché questo se no. Allora, in un mondo in cui muore un bambino ogni secondo,
l'idea che la società sia costretta in qualche modo, si costringa a osservare regole di questo genere che rappresentano un'attenzione all'essere umano in qualche modo abissalmente distante, diciamo, dall'urgenza di risolvere i problemi dell'essere umano. Questo a me colpisce molto. L'altra cosa che colpisce è che in genere non è presente nella riflessione teorica e nell'organizzazione di istituzioni che abbiano il compito di produrre teoria e di produrre formazione, non si, il fatto di non dire mai che la più parte di popolo, no? Con popolo ci metto un po' tutte le varie definizioni che si possono dare di popolo, la più parte di una collettività è assolutamente ignorante sui contenuti e le forme che la governano. Ma lo è realmente, non è una questione, cioè non può, non potrebbe arrivare a capire. E questo è un altro elemento che in qualche modo, no, ha avuto tutte le sue ipotesi di soluzione, che era quella appunto dell'educazione, della culturazione, no, eccetera, ma in qualche modo erano assolutamente alla superficie di un divario che invece è enorme, che significa semplicemente che la storia ha preso la linea dei colti e che gli ignoranti sono restati definitivamente indietro, ma non perché non avessero gli strumenti dei colti, ma perché erano veramente una realtà diversa, perché non, diciamo, come dire, nessuno ha cercato di ascoltare quelli che potessero essere i loro linguaggi invece che i linguaggi dei colti. La dimensione raggiunta dalle piattaforme espressive fornite dalle reti ha dato particolare incremento, particolare sviluppo in termini esponenziali a alcune dimensioni presenti nel passato, ma che attraverso appunto la rete diventano, diciamo, potenziate enormemente. Gli esempi che si possono fare sono vari, sono i giochi d'azzardo, sono un certo tipo di serialità o piuttosto non la serialità, ma le piattaforme espressive che diffondono serialità, e infine la pornografia. Mi sembra che essi tracciano una dimensione in cui la tradizione per cui i media hanno sempre funzionato da partecipazione, da invito al cittadino, al consumatore, no? All'abitante di partecipare al sistema, in queste forme espressive invece c'è una resistenza o addirittura una sottrazione, un sabotaggio, diciamo, nei confronti della società. Mentre la società ha fondato gran parte del suo sapere a partire dalla filosofia greca, eccetera, sull'eros, e quindi in qualche modo l'erotismo è stato sempre visto come la grande pulsione, diciamo, no? Necessaria alla manifestazione delle qualità dell'essere umano, la pornografia invece è sempre stata usata come metafora di tutto ciò che viene meno a un interesse sociale, al buon governo. Quindi, per esempio, appunto, l'eccesso dei consumi viene detto pornografico, l'eccesso di mistificazione nel giornalismo, nella stampa, di finzione, eccetera, viene detto pornografico. Cioè, pornografico è diventato un aggettivo per dire il contrario del buon erotismo. D'altra parte, le regole sociali si sono fondate per lungo tempo e si fondano tuttora, no? In termini legislativi, sul distinguere quello che è diciamo, osceno da quello che invece è legittimato, no? Cioè, ci sono degli atti relativi all'amore, diciamo, no? Al trasporto dei sensi che vengono inseriti all'interno del legittimo. E invece altri che vengono definiti osceni e quindi vanno messi fuori scena e quindi vanno penalizzati. Naturalmente nella manifestazione del buon eros ci sono i valori fondamentali della costruzione sociale, sostanzialmente la famiglia. Sul versante invece appunto del non legittimato, del
in qualche modo del superamento dell'amore nel suo contrario, quindi no, nell'aspetto dell'amore dell'eros come riproduzione che invece si traduce nella dissipazione, nel nichilismo, nel nulla. E qui emerge appunto la pornografia. E io credo che una riflessione sulla pornografia vada in questo senso ancora fatta, nel senso che pornografia è un termine composto, no? Da porno e grafia. In genere si attribuisce a pornografia il consumo di un video porno, no? Eccetera. Però riflettendo sull'etimologia bisogna dire che pornografia significa grafia e quindi comunicazione, messa in scena, narrazione, visibilità del porno, ma il porno a sua volta individua la meretrice che si offre all'esterno del suo significativamente chiamato lupanare, cioè luogo da animali e non da esseri umani, si offre perché poi il cliente entri. In qualche modo invece quello che accade nel lupanare, cioè l'agire del lupanare, l'agire del lupo, l'agire dell'animale, non viene visto. Perché? Perché non hai linguaggio per essere raccontato. Il momento dell'orgasmo non può essere raccontato, esce fuori dal linguaggio, esce fuori cioè da quell'arma fondamentale sulla quale l'egemonia dell'essere umano, del soggetto umano è stata stabilita a scapito, diciamo, del vivente in cui è collocato.